Un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi riprendiamo la serie di interviste e l'intervista di questa sera sarà relativa alla guerra franco-indiana, argomento forse poco noto in Italia, anzi non esiste una manualistica a riguardo. L'ha curata Michelangelini con un volume presto edito da Odoia. Michelangelini è un volto noto per gli ascoltatori di questo canale perché si occupa della storia degli Stati Uniti d'America. Per cui, dopo la sigla, inizierà questa chiacchierata sulla guerra franco-indiana per partire, insomma, con la storia americana e avere un approfondimento proprio su questa pagina di storia poco nota, ma sicuramente molto interessante. Sigla. Allora, buonasera Michele, ben Buonasera ritrovato. a Giorgio. Michele, dicevo nell'introduzione che sei ormai uno dei nostri esperti di fiducia per quello che riguarda la storia degli Stati Uniti. Quanti libri hai già scritto sulla storia degli Stati Uniti d'America? Ne ho scritti sette, adesso uscirà appunto l'ottavo, già un bel po' di libri, anche ho scritto anche una quarantina di articoli. Non tutti sulla storia americana, però parecchi. Quindi ormai hai una bibliografia invidiabile. E perché proprio la guerra franco-indiana? Perché come dicevi tu innanzitutto, in lingua italiana mi sono reso conto che c'è veramente poco. Sono magari più che altro dei riassuntini, magari qualche capitolo sulla storia globale degli Stati Uniti, ma specifica sulle vicende sia geopolitiche che anche prettamente militari della guerra franco-indiana, che lo ricordiamo è stata una sorta di appendice della più grande guerra dei 7 anni, no? Tra il 1754, è iniziata la guerra franco-indiana ed è finita nel 1760, mentre invece la guerra dei 7 anni è iniziata nel 1756. È andata avanti qualche anno in più, è finita appunto nel 1763. Però appunto in Italia c'era veramente poco. Noi conosciamo quest'epoca magari attraverso dei film tipo L'ultimo dei Moicani o delle serie TV, però mancava magari un approfondimento più scientifico, più diciamo così anche storico dell'argomento, e quindi ho voluto un po' provare a raccogliere un po' di materiale. Non ho scoperto niente di particolare, ho semplicemente messo insieme tanti, tanti volumi, tante conoscenze, tante documentazioni, anche diari dei protagonisti principali, e ho cercato insomma di collegarli, di rendere, di fare un testo gradevole da leggere con un filologico. Quando uscirà e come si intitola il libro? Allora, il libro uscirà molto probabilmente quest'autunno. Il titolo per adesso l'ho intitolato così, poi bisogna sempre vedere il parere dell'editore. L'ho intitolato tra la guerra franco-indiana, tra fortini, laghi e fiumi, una cosa del genere. Cioè, volevo dare l'idea appunto di questo ambiente, no? Questo ambiente nordamericano, dei fortini, delle canoe su cui si muovevano lungo i fiumi, i laghi. E per adesso l'ho intitolato così, insomma, poi vediamo. Non è ancora definitivo. In questi casi bisogna sempre valutare anche con l'editore, con chi cura anche l'aspetto grafico, però spero che rimanga più o meno così, insomma, dargli un titolo un po' originale, ecco, se no la guerra franco-indiana non dà molto l'idea. Comunque ti manderò la copertina, l'illustrazione di copertina che dà già l'idea, c'è illustrato un fortino inglese e quindi dà già a chi lo guarda, insomma, l'idea di cosa si va a parlare. Ecco, io in questo momento la sto mettendo sullo schermo, anche se noi stiamo chiacchierando, ovviamente sarà il lavoro a posteriori, perché è una Certo. diretta, non è una diretta questa. Però senti, entrando nel vivo per i nostri ascoltatori,
immagina che ci sia qualcuno completamente a digiuno di questa materia, fai proprio una rapida panoramica sui motivi della guerra e sul contesto geografico in cui si va a svolgere. Ok, quindi siamo alla metà del XVIII secolo e vediamo che il Regno di Francia e il Regno di Gran Bretagna hanno dei grossi contrasti proprio per il dominio delle rotte commerciali e delle colonie, non solo in Nord America, ma anche nei Caraibi, in India, in Africa e anche in Asia. Non a caso la guerra dei sette anni vedrà degli scontri un po' in tutti i continenti, tant'è vero che qualcuno come Winston Churchill definirà la guerra dei sette anni come la vera prima guerra mondiale sotto certi aspetti. E quindi questa rivalità tra Francia e Inghilterra ovviamente si riverberava anche in Nord America, dove i francesi avevano il controllo di gran parte del continente nordamericano, andavano dal Golfo del San Lorenzo fino al Golfo del Messico, con tutto il bacino del fiume San Lorenzo, dei grandi laghi, del Mississippi, un territorio immenso però poco colonizzato, c'erano pochissimi abitanti della Nuova Francia. Dall'altra parte le colonie inglesi, le famose 13 colonie che poi qualche anno dopo si ribelleranno, erano tutte localizzate nella costa atlantica, in uno spazio anche ristretto per la popolazione, perché ogni anno arrivavano immigrati dall'Europa, dall'Irlanda, dalle regioni tedesche, dalla Scozia. Quindi in una stretta fascia costiera vi erano più di 1 milione di coloni inglesi, dall'altra parte c'erano solo 50.000 francesi in un territorio immensamente più grande. Quindi è ovvio che i coloni inglesi spingessero sempre più verso ovest per avere nuove terre a disposizione, e questo ovviamente creava dei contrasti sia con i coloni della Nuova Francia sia anche con i Pelle Rosse, non dimentichiamoci che c'erano anche loro in mezzo a questi territori, Pelle Rossa, che erano quasi tutte le tribù alleate con i francesi, a parte la Confederazione Irochese che era situata nell'odierno stato di New York. Per questo si chiama guerra franco-indiana, almeno nella letteratura inglese, proprio perché vi erano francesi e indiani all'inizio alleati con le colonie inglesi. Ti dico solo una cosa, diciamo, questa situazione di tensione andava avanti da vari decenni, e c'erano stati continuamente dei raid da una parte e dall'altra, di vendetta da parte dei francesi, degli inglesi, con i loro alleati. Ma chi accese la miccia fu un certo George Washington, che fu mandato nella vallata dell'Ohio col compito, diciamo così, di costruire un forte inglese per cominciare un po' a prendere possesso di questa regione contesa. E un po' per inesperienza, un po' perché forzato dai suoi alleati indiani, uccise un ufficiale francese giunto lì per parlamentare, per diciamo leggere un proclama agli invasori inglesi dicendo che questo era territorio di Re Luigi, eccetera, eccetera. Insomma, Washington fece sparare su questi parlamentari e lo uccise, questo ufficiale e altri militari di Francia, in una situazione di pace formale tra le due nazioni, e da lì scoppiò poi questo conflitto che si protrasse per alcuni anni. E George Washington, quindi, forse senza volerlo, ricordo che era giovanissimo, aveva 22 anni, e diede però proprio l'inizio di questo tremendo scontro. Ecco, qual è il teatro in cui si svolge? Perché il teatro è vasto e penso che anche agli ascoltatori più addentro alle cose storiche spesso sfugga la geografia americana per la sua vastità. Vastità. Diciamo che i teatri più importanti erano inizialmente l'Acadia, che era una regione del Canada, del New Brunswick e della Nuova Scozia, una regione appunto contesa tra inglesi e francesi. Poi si passa nella regione del San Lorenzo, Quebec, Montreal, i laghi Champlain e George, che sono nella regione di New York, il fiume Hudson,
E poi nella regione dei Grandi Laghi, il lago Erie e il lago Ontario. E poi anche, come ti dicevo prima, in ultima parte dell'Ohio, diciamo nell'odierna Pennsylvania. Queste sono state le regioni dove ci sono stati i maggiori scontri. E voglio ricordare una cosa, appunto nella regione di New York, una regione particolarmente calda per gli scontri tra francesi e franco-canadesi, più giusto chiamarli così, e inglesi, nella parte meridionale appunto di uno di questi laghi, il lago George, i britannici costruirono nel 1755 Forte William Henry, che è appunto citato nell'ultimo dei Moicani, l'assedio realmente avvenuto del 1757, con cui i francesi riuscirono a conquistare appunto questo forte, e gli inglesi si arresero, e poi nella marcia di avvicinamento al caposaldo più vicino, nella fase di ritirata, i poveri britannici vennero assaliti dagli indiani, che uccisero parecchi soldati, anche parecchi civili. E questo episodio, citato da Cooper nel suo romanzo, è successo veramente e creò molto scalpore in America e anche in Inghilterra, e da quel momento lì secondo me fu anche un po' la svolta, perché i coloni americani cominciarono ad arruolarsi più volentieri fra le truppe di volontari per combattere i francesi, e anche Londra investirà sempre più denaro in truppe, in navi, per sconfiggere il nemico francese in Nord America. Ecco, a tal proposito forse sarebbe bene anche ricordare che i domini francesi in Nord America erano una porzione considerevole del continente, probabilmente un terzo grosso modo del continente, che andavano dalla Louisiana fino al Canada, col Quebec, gran parte insomma di quei territori spopolati del Canada, spopolati, c'erano i nativi americani, però in percentuale comunque molto più bassa rispetto alle città costiere. E che fine hanno fatto questi territori? Chiaramente io e te sappiamo la risposta, ma vediamo di dare una risposta rapida per gli ascoltatori. Beh, questi territori ovviamente dopo la conclusione della guerra franco-indiana passarono tutti alla corona britannica. Ovviamente il Canada, l'attuale Canada, non era tutto colonizzato, era più che altro concentrato nella zona di San Lorenzo, nel Golfo di San Lorenzo anche. E questo passò tutto agli inglesi. E poi anche chiaramente la fascia dei Grandi Laghi fino al Golfo del Messico. Poi ovviamente quando gli Stati Uniti otterranno l'indipendenza, questi territori verranno piano piano colonizzati dai cittadini statunitensi, con gli indiani che saranno sempre più scacciati da queste terre, sempre più a ovest. Prima, diciamo, la frontiera erano la catena dei monti Appalachi, poi diventerà il fiume Mississippi, e poi sempre più in là, fino insomma a rinchiuderli nell'odierno Oklahoma o in altre riserve indiane. Voglio solo precisare una cosa, come giustamente tu dicevi, Giorgio, che il territorio francese della Nuova Francia era immenso, e come ti dicevo anch'io prima, era poco abitato dai coloni francesi. Per questo i francesi avevano bisogno dell'alleanza con gli indiani per avere un effettivo controllo del territorio, sia in chiave commerciale, perché gli indiani portavano le pellicce che poi venivano, soprattutto di castoro, che venivano vendute in Europa, ma anche dal punto di vista militare in chiave anti-inglese. I francesi erano pochi, però alleandosi con gli indiani riuscivano in qualche modo a tenere a bada i coloni inglesi. Questo perlomeno per un secolo, fino alla resa dei conti decisiva di questa guerra franco-indiana, che una volta per tutte chiuse la contesa tra i due imperi, perlomeno per il controllo del continente nordamericano. I cittadini di Quebec, francesi, cattolici, diventeranno cittadini inglesi, però attenzione,
Gli inglesi furono molto astuti, lasciarono la loro religione, lasciarono molti privilegi ai neocittadini inglesi di Quebec, e per questo i canadesi rimasero sempre fedeli alla Gran Bretagna, anche negli anni successivi, con la guerra di indipendenza americana, dove gli americani cercarono di portare dalla loro i canadesi in un'alleanza contro la perfida Albione. I canadesi rimarranno sempre fedeli alla corona britannica. E anche dopo, ancora nella guerra del 1812-1815, diciamo una seconda edizione in piccolo della guerra di indipendenza americana, anche in quell'occasione i canadesi rimarranno a fianco degli inglesi. Ecco, sul rapporto con gli indiani d'America, però, la cosa penso sia decisamente stimolante per chi ci ascolta, perché noi siamo abituati a pensare che poi tutte le potenze europee in America sono arrivate, hanno cacciato i nativi americani, li hanno sterminati, il genocidio, la leggenda nera della conquista spagnola, via dicendo. Stiamo in realtà comprendendo, perlomeno per il settore della Nuova Francia, cosa che vale tra l'altro anche per la Spagna, ma non divaghiamo, però per il settore della Nuova Francia che ci interessa adesso, stiamo comprendendo che si tratta sostanzialmente di un luogo comune, mentre il rapporto pessimo che c'era con gli indigeni che sono stati cacciati, ridotti nelle riserve, sterminati, eccetera, sembra essere un qualcosa di peculiare dell'impero britannico e poi degli Stati Uniti, suoi discendenti. Hai perfettamente ragione. E anche questa è una ragione per cui gran parte delle tribù indigene era a fianco dei francesi, più o meno apertamente, ovviamente, più o meno coinvolti nelle guerre, proprio perché gli indiani avevano capito che gli inglesi non volevano convivere con loro, volevano scacciarli, e avevano ragione. Gli inglesi, che poi diventeranno i nuovi cittadini statunitensi qualche anno dopo, loro volevano le loro terre, li volevano mandare via. Invece i francesi, come ti dicevo prima, avevano nella loro intenzione creare questa sorta di convivenza pacifica sotto l'egida del sovrano di Francia, come una specie di grande padre in cui vivevano bianchi e rossi, e avevano delle interazioni culturali. I missionari francesi avevano creato diverse comunità dove istruivano alla religione cattolica gli indiani, li facevano lavorare, coltivare la terra, li scolarizzavano, ma anche al di fuori di queste missioni, le altre tribù, diciamo un po' più selvagge, rimaste più a ovest, convivevano pacificamente. C'erano anche dei rapporti familiari, personali, tra bianchi, tra i cacciatori bianchi, i viaggiatori, i commercianti e gli indiani. Probabilmente era una visione possibile alternativa del continente americano, che se, appunto, se avessero i francesi, probabilmente gli indiani non avrebbero fatto quella misera fine che in realtà hanno fatto poi con gli inglesi. Ti ricordo che proprio dopo la fine della guerra dei sette anni, in America iniziò una grande rivolta chiamata la rivolta di Pontiac, un capo Ottawa che non è corretto organizzare perché non c'era un vero e proprio coordinamento, però su sua spinta ci furono varie tribù che si ribellarono ai nuovi padroni inglesi, che sicuramente non trattavano i pelle rossi allo stesso modo, con doni, con deferenza, come facevano i francesi, e quindi attaccarono diversi porti. Ci sono anche dei film come Gli Invincibili con Gary Cooper, che racconta dell'assedio di Fort Pitt, l'odierna Pittsburgh, e pensa che addirittura per sconfiggere questa rivolta gli inglesi regalarono delle coperte infette di vaiolo agli indiani proprio per ucciderli con delle armi batteriologiche ante litteram. Alla fine questa rivolta, un po' per questi fattori qua, un po' perché arrivarono i rinforzi ad aiutare i fortini assediati, un po' per queste malattie, alla fine insomma la rivolta finì in nulla, e purtroppo il destino degli indiani fu segnato, perché un po' alla volta, anche se all'inizio gli inglesi avevano lasciato una specie di fascia
di territorio indiano oltre ai monti Appalachi nel 1763, proprio per tenerli un po' buoni, insomma garantirli almeno nei loro territori di caccia. Vediamo che poi ben presto, con la nascita degli Stati Uniti, non ci sarà più questa fascia riservata agli indiani, e saranno, insomma, sappiamo tutti la storia come è andata, saranno sempre più schiacciati verso ovest, verso delle riserve. Io penso che l'ultima grande guerra in cui gli indiani potevano ancora dire qualcosa sia stata proprio la guerra franco-indiana, in cui avevano ancora un peso politico, commerciale e anche militare. Dopo di questo episodio, sì, ci fu questa rivolta di Pontiac, ci sarà poi più avanti nella guerra del 1812 un'altra rivolta di rivolti, insomma un tentativo di riunire le tribù indiane da parte dell'indiano, del capo indiano Tecumseh, però non saranno solo dei tentativi, ecco, non porteranno nulla. Ecco, quindi mi sembra che ci siano delle premesse per quanto riguarda la guerra franco-indiana che hanno delle pesanti ripercussioni anche sul nostro mondo, perché poi alla fine noi viviamo in un mondo in cui la storia viene massimalizzata e in cui si fa di tutta l'erba un fascio, specie su tematiche che sono anche dolorose e spinose come questa. Sappiamo bene tutti i movimenti intestini agli Stati Uniti, movimenti woke o mica woke, o come cavolo li chiamano, quindi sono delle realtà di riscrittura della storia, mentre in realtà bisognerebbe andare più a fondo all'interno della storia per tirare fuori questa, che non mi sembra una verità da poco, mi sembra una verità determinante per il giorno d'oggi. E mentre parlavi mi veniva in mente anche di fare un ragionamento sulle tribù indiane, perché da noi, cioè, ne chiamiamo gli indiani, però c'erano delle differenze tra queste tribù che ti vengono in mente, che mi puoi raccontare, che ci puoi raccontare brevemente. Sì, io ho parlato generalmente di indiani, Giorgio. È chiaro che stiamo parlando dei cosiddetti indiani dei boschi, perlomeno nella guerra franco-indiana. Chi erano gli indiani dei boschi? Erano sicuramente diversi da quelli che conosciamo, che vediamo nei film western. Quelli erano gli indiani delle praterie, i Sioux, i Cheyenne. Gli indiani dei boschi, lo dice la parola stessa, erano quelli che abitavano nella zona più orientale degli Stati Uniti, zone molto con un'alta vegetazione, con grandi foreste ricche di corsi d'acqua. Questi indiani vivevano soprattutto di caccia, caccia in particolare il castoro. Se per gli indiani, i Sioux, quelli che abbiamo visto magari in film come Balla coi lupi, il bisonte era un po' una creatura sacra, perché dal bisonte ricavavano tutto quello di cui avevano bisogno, ecco, per gli indiani dei boschi era il castoro, ricavavano le pellicce, la carne, i vari utensili che potevano servire, e queste pelli venivano appunto vendute ai mercanti, ora francesi o inglesi, in cambio di altri oggetti, in particolar modo fucili e utensili in ferro. Gli indiani non conoscevano la lavorazione del ferro, coperte e anche alcolici. Gli indiani dei boschi, soprattutto oltre ad essere cacciatori, raccoglievano magari dei frutti dello stesso bosco, no? Le bacche, qualcuno coltivava, qualche tribù seminomade riusciva a coltivare anche del mais. Soprattutto le donne facevano questo tipo di lavoro. E una curiosità molto importante: conoscevano sì il cavallo, ma non lo utilizzavano come gli indiani delle praterie, cavalcandolo per andare a cacciare, no? Perché nei boschi col cavallo non andavi tanto lontano, lo utilizzavano più che altro per gli spostamenti, no? Con le loro lettighe, quando si dovevano muovere da un territorio di caccia all'altro o da un accampamento estivo a uno invernale, ecco, utilizzavano il cavallo. Questa è secondo me, una caratteristica molto peculiare di questo tipo di indiani. Che dire di altre cose? Poi, vabbè, insomma, loro avevano questa loro religione, però, che credeva appunto in questi spiriti della natura che si manifestavano
al giovane indiano, che lo guidavano, spiriti guida, no? Che apparivano in delle determinate visioni, al giovane che magari veniva lasciato per alcuni giorni da solo nella foresta per una sorta di prova di sopravvivenza, e quindi questi spiriti, che potevano essere spiriti guida buoni, ma vi erano anche degli spiriti cattivi, e era il loro impianto, diciamo, della religione, della loro credenze religiose, ovviamente prima che venissero in qualche modo coloro che vennero poi convertiti dai missionari. Una curiosità, avevamo parlato dell'ultimo dei Moicani, questo tipo di tribù, sono caratterizzati dal simbolo della tartaruga, perché loro credevano che il mondo fosse retto da una gigantesca tartaruga, che era una sorta di Manitou. Ecco, anche loro credevano in Manitou, avevano i guaritori che invocavano Manitou, ma se il Manitou, diciamo, dei Sioux, dei indiani delle praterie, era identificato con la tatanca, no? Col bufalo, col bisonte, e dagli indiani dell'est, dei boschi, era piuttosto identificato con questa gigantesca tartaruga, almeno per alcune tribù, come ti ho detto, dei Moicani, dei Lenapi, anche dei Delaware, che erano insomma più o meno apparentate. Benissimo, allora io volevo ringraziarti intanto per la collaborazione, che è sempre proficua e interessante, con le puntate di 800. E poi volevo anche ricordare del tuo canale di YouTube, oltre che dei tuoi libri. Insomma, come fa la gente per contattarti? Beh, il mio canale è un piccolo canale, non è certamente un, come posso dire, ricco di contenuti, magari come il tuo bellissimo canale, però insomma lo gestisco io in proprio. Si chiama La Corte Storica di Niccolò, dove ci sono tanti video per adesso, soprattutto sulla guerra di secessione americana, e però sto implementando con dei video che sto facendo adesso sulla guerra franco-indiana, magari di approfondimento di determinate battaglie, magari appunto Forte William Henry, come che ti ho accennato prima, o altri scontri che ci furono durante la guerra, e secondo me per gli appassionati di storia americana gli può piacere. Voglio chiudere ricordando che questo mio libro che uscirà dà anche molto spazio alle fortificazioni e al ruolo della marina, sia francese che inglese, durante questa guerra. Un interessante, secondo me, aspetto prettamente strategico-militare, sia questi due aspetti che secondo me sono interessanti, che approfondiscono questo argomento magari non trattato in altri testi. E poi insomma i miei libri, nei miei video vengono pubblicizzati anche lì, insomma sono alcuni libri editi da Odoia sulla storia del generale Custer, e anche un piccolo fumetto che ho fatto, La battaglia del Big Battle, che ti consiglio anche a te se vuoi fare una lettura veloce, fresca, estiva, che racconta un po' tramite un fumetto la prima battaglia della guerra di secessione, appunto la battaglia di Big Battle, vista da un cavaliere confederato, da un giovane cavaliere confederato. Tra l'altro, dico, ti fa onore il fumetto, perché io sono un grande lettore di fumetti, quindi quando ci sono i rari fumetti storici fatti bene non posso che essere contento. Guarda, questo è fatto, ovviamente ci siamo presi delle qualche licenza poetica, però in linea di massima ho cercato di essere abbastanza fedele ai fatti storici, divise abbastanza accurate, insomma secondo me l'appassionato di storia, oltre che l'appassionato di fumetto, può apprezzare. Bene, allora io intanto ti ringrazio per questo collegamento di questa sera, e salutiamo insieme gli ospiti. Io saluto tutti gli ascoltatori e prego anche tu, se vuoi. Ti ringrazio dello spazio, saluto te Giorgio e anche i tuoi spettatori, ovviamente vi saluto caramente. Un saluto a tutti, grazie, alla prossima.